Dal 14 al 27 luglio, presso Palazzo Gravina Re Burdone a Catania, sarà possibile ammirare gli scatti fotografici di Donatella Turillo. La mostra intitolata Selfie Deserto Virtuale racconta attimi di pura seduzione femminile. Una calza ricamata, la scelta della lingerie prima di un appuntamento galante, per la fotografa diventano spunto di riflessione. Elementi che esprimono come ogni donna, con la propria personalità e la propria storia di vita, sia emblema della sensualità. Selfie, perché in un momento in cui le immagini primeggiano nel mondo del social, ho avuto l'idea di bloccare questo momento sociale, proprio il selfie o la selfie, di modo tale di imprimere nella mia mente l'importanza e il vuoto che c'è dietro una selfie. Deserto virtuale è proprio collegato a questo vuoto, perché in realtà ci si immortala pensando di far conoscere se stessi, ma quello che trasmettiamo è soltanto l'immagine di se stessi, come se fossero tante maschere che andiamo a indossare. Un collante del selfie che tu appunto hai posto nelle tue foto è anche l'erotismo, quindi un sottotema. Sì, perché normalmente difficilmente si fa un selfie casuale, è sempre studiato, è sempre più la donna sceglie la posizione che sia più provocante. I selfie ormai hanno un accessorio che è quello dell'erotismo e non si riesce a scardinare la semplicità della persona dal voler necessariamente trasmettere un messaggio erotico, o perlomeno questa è l'impressione che si ha attraverso i social. Sì, questa è una foto che mi ha l'ho cercata nella mia testa conoscendo ovviamente il soggetto. È una donna molto pudica e sono riuscita a rubarle un momento di reale erotismo. Si stava preparando per un incontro con le mille perplessità sul cosa mettersi, sul come prepararsi, su come apparire per essere più gradevole. Io l'ho trovata molto erotica nella sua semplicità e nella sua eleganza, quindi mi sono messa per terra e ho detto: tu vestiti e io ti faccio questi scatti. Lei si sentiva anche insicura, no, fisicamente, invece le ho detto: guarda che comunque la tua bellezza prescinde da come tu ti senti, perché realmente la tua eleganza traspare anche attraverso i movimenti, e così è nato questo scatto.